Stati Uniti sono una repubblica federale costituzionale composta da 50 stati, un territorio di oltre 9 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di oltre 328 milioni di abitanti. Nel 2019 l'interscambio commerciale degli Stati Uniti con il mondo è stato pari a 4.143,6 miliardi di dollari. Le importazioni dall'Italia sono state pari a 57,2 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono state pari a 23,8 miliardi di dollari. L'Italia è in dodicesima posizione tra i paesi importatori negli Stati Uniti, con una quota di mercato pari al 2,3%, con un surplus di saldo commerciale pari a 33,4 miliardi di dollari. I settori principali del Made in Italy sono prodotti agroalimentari, moda, meccanica, mezzi di trasporto, tecnologie, chimica farmaceutica e arredo casa. L'e-commerce è un canale strategico. Gli USA generano nei beni di consumo un terzo dei ricavi globali dell'e-commerce B2C, Business to Consumer. Nel 2019 l'online sales negli USA è stato pari a 365,2 miliardi di dollari, mentre sono stati 263 milioni i digital buyer. Gli USA sono stati il paese più colpito al mondo dall'emergenza Covid-19, con oltre il 40% dei casi e delle ospedalizzazioni nella Tri-State Area, New York, New Jersey, Connecticut. C'è stata una rilevante disruption nel settore manufatturiero e nel retail, mentre circa 3.000 miliardi di dollari di aiuti all'economia sinora sono stati approvati dal governo, comprese le misure per le PMI attraverso la Small Business Administration. Nel primo trimestre 2020 il PIL USA ha subito un calo del 4,8%, la peggiore performance dalla crisi del 2008. Diverse attività che impegnano le aziende italiane, fiere, B2B events, vengono cancellate dagli organizzatori e riprogrammate in inverno o nel 2021. I nuovi modelli operativi prevedono reopening focus, con attività in armonia con il calendario delle riaperture differenziate sul territorio. New Normal, con accelerazione dei trend già in atto. Go Digital, con fiere digitali e partnership tra GDO e e-commerce. Virtual showroom e attività O2O, offline to online. Webinar settoriali per le imprese italiane e per gli operatori USA. È previsto da parte di ICE un focus sulle aree ad alto potenziale, hub metropolitani negli stati interni dove si verificano trend favorevoli al Made in Italy, come l'aumento del reddito pro capite, l'affermazione dei prodotti di fascia premium e di valori affini, sostenibilità, healthy lifestyle, food safety. Sono previste risorse per 24 milioni di euro dedicate al mercato USA per l'assistenza alle imprese e prevedono evoluzione digitale, export education continua, webinar con partner associativi o territoriali, digital events, nuovo catalogo dei servizi ICE.